All'inizio ero un po' scettico su questo evento, poi però andando avanti mi sono ricreduto. Ehi ragazzi, ben ritrovati all'AndreLink91 e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni. Un altro evento fionda, ma come ho detto appunto all'inizio, ha un twist. Non è il classico evento fionda dove tu ti metti lì, trascini il dito in alto e dove va lo Yo-Kai va, cercando di farlo andare più dritto possibile in base alla direzione nella quale abbiamo trascinato il dito. Stavolta lo yokai si prende e si trascina in basso e poi si rilascia e c'è anche un puntatore che ti indica dove andrà direzionato il tiro. Ma c'è anche un indicatore di potenza di lancio, minima, media e massima. E in base alla potenza di lancio, lo yokai, il Puni, andrà più veloce o più lento. Questo poi è a nostra discrezione, perché magari ci servirà un lancio lento, magari ci servirà un lancio più veloce, magari un lancio normale, perché appunto alcune volte i Puni si muovono, a volte ci sono le sfere Malus che si muovono e quindi dobbiamo evitarle. Insomma, tutte queste cose che poi ognuno vedrà per conto suo quando l'utente andrà ad effettuare il minigioco Fionda. L'evento è basato con una collab con Monster Strike. Abbiamo già visto una volta e stavolta è tornato di prepotenza. E Monster Strike nel corso degli anni, insomma, si è espanso, ha avuto diversi aggiornamenti. E questa volta l'evento è incentrato sui profeti, sugli angeli. Su Lucifero c'è di tutto, le divinità. C'è Nostradamus, c'è l'Arcangelo Gabriele, Michele, Gesù praticamente abbiamo. C'è Lucifero, Lucifero risvegliato, Lucifero portatore di. C'è un casino di yokai ci sono. È un'orgia incredibile di angeli. Fa brutto dirlo, ma è quello che è. Di santi, di santoni, è una Royal Rumble, dove però tutti quanti si accaniscono contro di te. Quindi un handicap match Royal Rumble. Non è che ha molto senso, però è questo l'effetto che fa questo evento. Devo dire però che sono stato anche molto fortunato con le slottate, perché se è vero che ho iniziato a giocare l'evento senza nessuno yokai che dava bonus contro il boss e la battaglia boss dell'Oashiki, mi sono ritrovato poi a slottare effettivamente, a fare tre slottate, di cui la terza è andata leggermente male, ma le prime due, in particolare la seconda, è andata molto bene. La prima non pensavo fosse andata bene, poi però ho visto che c'era una sfera sacra, una sfera luminosa che dava poteri mistici, e quindi mi sono accorto che potevo fonderla con Lucifero, il boss del sesto livello, e ho fatto il rango Z. Così a caso, quindi se trovate una sfera luminosa nelle slottate dell'evento e avete la possibilità, perché no, di reclutare lo yokai del livello 6, fatelo e avrete un rango Z così a diritto. Benissimo. Quindi diciamo che la prima slottata si è rivelata fruttifera tanto quanto la seconda. Un evento che si sta rivelando piuttosto appagante dal punto di vista di punti e sfide nella fionda, perché ho tutti quanti yokai che danno bonus sia nella mappa sia nell'evento fionda, quindi magari non riuscirò ad arrivare a livelli alti, però insomma me la caverò abbastanza bene stavolta. Per il resto l'evento si svolge nella maniera classica, poi se aiuti gli amici puoi prendere un energy drink, che in realtà in Giappone vengono venduti sotto forma di drink gelatinoso che ti spari in bocca e fa schifo, da quello che dicono tutti quanti quelli che l'hanno provato. Quindi non l'ho provato personalmente, però se il 99% dice che è cattivo, deve essere così, no? Energy drink, punteggio superiore per quanto riguarda i punti, yokai, lancio più forte, più danni quando lanci puni, il classico. Poi ovviamente tutte quante le cose che puoi comprare man mano che sblocchi sempre più livelli alti della battaglia contro il mini boss. Insomma, classico evento fionda per quanto riguarda il resto, se non che la mappa stavolta ha 48 livelli.
più 5 livelli aggiuntivi. Abbiamo un totale di 53 livelli. Fino al 52esimo livello te la giochi abbastanza in scioltezza. Il 53esimo livello è il livello del boss impossibile. Fa danni dalle botte e non riceve danno, quindi devi usare i tuoi yokai migliori, se ce li hai, per riuscire a sconfiggerlo. Insomma, è piuttosto difficilotto, il classico livello impossibile, c'è quasi in ogni evento. Poi è certo che se trovi lo yokai adatto e trovi la combinazione perfetta, lo fai, lo finisci. Ci sarebbero anche delle monete particolari per questo evento. Quando sto registrando non sono ancora disponibili, ma penso che magari ci farò un video a parte e ve le farò vedere. E insomma, per quanto riguarda il resto, niente, vi lascio come sempre in descrizione due link utili per trovare tutte quante le informazioni che vi servono per completare e giocare al meglio l'evento. L'ho detto anche nello scorso video, lo farò appunto da quel video in poi e anche tutti quanti gli altri man mano che si andrà avanti con gli eventi. Quindi insomma, la maniera di spiegarvi l'evento ci sarà sempre. Se magari c'è qualcosa di nuovo ve lo farò vedere. Lo scorso evento non l'ho coverato bene e un po' me ne dispiace. Una volta che il video era up ho detto vabbè, magari potevo parlarne un pochino meglio, ma era nuovo anche per me, dovevo spenderci un po' più di tempo. Ma tant'è. Quindi per questo video è tutto, il prossimo sarà penso a metà evento, quando ci saranno consegnate le monete particolari, le monete speciali. Poi non so se lo farò, magari lo metterò poi a inizio del prossimo evento, vedremo. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo in descrizione il link per Instagram e anche i link speciali per l'evento. Quante volte ho detto evento in questo video? E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!